colleghe e colleghi, siamo qui con Valentina, Stefania e Roberto a parlare di 110%, sconto in fattura, cessione del credito, tutti i temi che ci hanno tenuto molto occupati nei mesi precedenti e che con la Commissione Giovani dell'Ordine di Milano abbiamo più volte discusso e approfondito. Il contributo di oggi, questa chiacchierata insieme a voi sul 110%, serve un po' per condividere quelle che sono le certezze che nel frattempo siamo riusciti a mettere a punto e i dubbi che ancora ci sono per affrontare al meglio la problematica e l'opportunità lavorativa del 110%. Intorno a questo bonus e a queste opportunità di lavoro, tanto per noi quanto per le imprese, ci sono diversi soggetti. Ci sono i condomini, ci sono le imprese che effettuano i lavori e ci sono i privati. E noi siamo tutte le volte da tutti questi soggetti in qualche modo chiamati a dare il nostro contributo. Con Valentina, con Stefania e con Roberto, adesso andiamo magari a vedere degli aspetti specifici per quanto riguarda questi soggetti. Stefania lavora tanto con i condomini, è un amministratore di condominio e quindi chi più di lei può dirci quali sono oggi i dubbi e a che punto sono le operazioni con i condomini sul 110%? Ciao a tutti, siamo qua per parlare un pochino in generale dell'ecobonus, come ha detto Manuela. E a tutti gli effetti è proprio vero, cioè non sappiamo bene ancora quali sono le criticità nel momento in cui inizieranno questi interventi. Detto questo, bisogna fare un'analisi iniziale, nel senso, innanzitutto bisogna capire se il condominio utilizzerà la strada del rapporto con le banche oppure con una figura come il general contractor. E se questa figura, il general contractor, avrà delle assicurazioni, quindi delle polizze assicurative particolari che tuteleranno il condominio, quindi i condomini, anche l'amministratore, bisogna analizzare un po' tutta una serie di dati che non sempre è facile da capire e da attuare, ecco. Stefania, domanda diretta. Con quanti condomini hai a che fare? Ma non sono tantissimi quelli che io che voglio, vorrei fare rientrare nell'ecobonus, sono 5. Ecco, e con qualcuno di loro sei già a un buon punto, nel senso si è arrivati a definire qualcosa o ancora la parte amministrativa nella scelta nel far partire i lavori ti sta dedicando, ti sta richiedendo ancora tempo? O qualcosa è già partito? No, allora l'analisi è talmente complessa che richiede non soltanto attenzione, ma anche il confronto con altri tecnici e professionisti. Quindi abbiamo creato un tavolo dove ci siamo seduti e a tavolino abbiamo capito quali sono le varie problematiche e le criticità che bisogna affrontare. Detto questo, diciamo che l'emergenza Covid non ha aiutato, questo perché le assemblee sino a poco tempo fa non potevano neanche essere fatte, soprattutto in quei condomini dove magari sono anche 70 e più condomini, quindi è difficile trovare anche le sale che accolgano i condomini per poter deliberare almeno sullo studio di fattibilità. Le prossime saranno a breve, entro 2 o 3 settimane riuscirò a convocare i condomini per far deliberare quello che è lo studio di fattibilità. Quindi di concreto ancora non c'è nulla. C'è tanto tempo da dedicare a questo tipo di pratica, perché è una macchina talmente complicata che bisogna comprenderla bene, perché altrimenti un errore potrebbe far saltare tutto quanto. Non è facile. Quindi tu adesso sei ancora concentrata, ti stai ancora concentrando con i tuoi consulenti, con i professionisti che ti affiancano, immagino anche già con le imprese, sullo studio di fattibilità. Assolutamente sì, ma prima di arrivare allo studio di fattibilità volevo capire quali potevano essere le figure che potevano rientrare nella pratica, che cosa potevo offrire ai condomini per essere maggiormente tutelati. Il tuo team di lavoro, quindi, il tuo team Sì, di lavoro.
Sì, diciamo di sì, nel senso che si sa che se si ha un rapporto con la banca, sicuramente i condomini avranno degli interessi da pagare e comunque il 110 non sarà totale, mentre con il general contractor, quasi sicuramente con lo sconto in fattura avranno un ma maggior beneficio, no? A tutti gli effetti. Però bisogna anche capire che la contrattualistica sia fatta in un determinato modo. E anche le informazioni che un amministratore di condominio ha avuto sino ad oggi non sono le informazioni tipo il registro di anagrafe condominiale che richiede determinati dati, non sono sufficienti per portare avanti l'ecobonus. L'amministratore dovrà prendere e andare a creare delle ulteriori schede per andare a capire determinati, ad avere determinate informazioni che in precedenza non erano richieste, perché altrimenti si rischia di sbagliare, perché se ci fossero degli interventi trainati, e quindi non parliamo dei trainanti, dove gli interventi vengono fatti nelle singole unità immobiliari, bisognerà capire se effettivamente quel soggetto, magari una società, può cedere il credito oppure non cederlo. Sono tante le cose che bisogna affrontare, quindi non è facile per un amministratore di condominio che magari sino ad oggi non si è soffermato su alcune competenze e quindi ha necessità anche lui comunque di un confronto con dei professionisti del settore, come il commercialista e via dicendo, ok? Io magari mi occupo anche nella sfera di come figura di commercialista, mi occupo anche di altre cose. E quindi magari è un pochino più semplice, ma la macchina, ripeto, è complicata e quindi bisogna. Beh, la tua fortuna è il ruolo di amministratore di condominio è spesso ricoperto anche da professionalità diverse dalla nostra. Il tuo contributo in questo momento sicuramente è importante perché hai anche l'occhio del commercialista e quindi di tutte le relazioni che con il fisco bisogna avere che ti danno sicuramente una visione in più. Hai accennato a due possibilità, se non erro, quella dove il condominio si rivolge direttamente alla banca e quella in cui il condominio si rivolge a un general contractor, ma è percorribile nei fatti, secondo te, il rivolgersi per un condominio direttamente alla banca, ottenere, immagino in questo caso, un finanziamento o una cessione diretta del proprio credito? Perché la cessione del credito deve passare, se il condominio vuole fare direttamente lui la cessione del credito alla banca, deve comunque prima pagare il fornitore, e questa è la differenza, no? Corretto. Ok. E che difficoltà hai avuto in tal senso? Hai avuto modo di sentire il parere delle banche per quanto riguarda la cessione sul condominio? È indifferente e non crea grandi problemi? No, però ha un costo tutto questo, perché comunque c'è il finanziamento ponte che richiede, seppur bassi, per carità, non lo metto in dubbio, applica degli interessi per questo finanziamento ponte. Per la cessione del credito è chiaro che non ha, il condominio non avrebbe il 110, ma avrebbe comunque, gli darebbero allora, alcuni vanno dal 12 al 13%. Poi dipende anche se fai il 110, il 90 piuttosto che il 50. Quindi sul 50, se non erro, è il 48, qualcosa del genere. Chiaro è che se invece ti affidi ad una figura come il general contractor, mi spiace, portare verso quella direzione, però per il condominio e quindi per il condomino è sicuramente più vantaggioso. Perché? Perché avendo lo sconto in fattura, loro hanno il totale del 110 piuttosto che del 50 o piuttosto che del 90. Quindi la loro spesa è minima rispetto a che quando cioè, ci si può affidare alla banca. Bisogna capire un attimino. Tu parli di spesa minima perché sai già che comunque indipendentemente dal fatto di tirare in ballo la fattispecie del 110%, qualche costo extra comunque verrà fatturato. Questo Indubbiamente. te l'hanno già confermato, vero? Non si riesce a fare tutto al 110% senza avere ulteriori costi. Assolutamente è così, è corretto, nel senso che è difficile che un condominio rientri tutto nel 110 e quindi abbia una fattura a zero e i lavori vengono fatti. Anzi, è diciamo, un errore che questo messaggio passi ai condomini, perché ci sono i mass media che quando si sentono sembrerebbe quasi che ti regalano tutto. In realtà non è così, perché ci sono degli interventi che non possono rientrare nel 110 e Che magari pertanto. sono connessi a quei lavori che devi per forza Bravissima. fare, quindi Bravissima.
parte di pagamento va comunque effettuato. Assolutamente sì, c'è da dire che anche ad esempio l'onorario dell'amministratore non rientra in quelle spese che sono che hanno il beneficio del 110, quindi non possono né essere scontate né tantomeno può essere fatta la cessione del credito, perché quella è una spesa che rimane in carico ai condomini, perché non è assolutamente detraibile l'onorario dell'amministratore. E oggi, più delle altre del passato, questa macchina richiede talmente tanta competenza ed dedizione da parte dell'amministratore di condominio che non sarebbe corretto che lo stesso non andasse a chiedere la percentuale o comunque l'onorario per seguire questo tipo di pratiche. Quindi è giusto che questa informazione passi ai condomini in una certa maniera. Se dovessi evidenziare l'aspetto più difficile che oggi stai affrontando per quanto riguarda il 110% e i condomini, cosa faresti emergere? Allora, non è una sola, ce ne sono diverse di preoccupazioni. Innanzitutto, ok, io faccio deliberare quello che è lo studio di fattibilità e poi arriviamo al punto in cui i tecnici mi chiedono quello che sono i documenti che devono essere richiesti in comune, perché molto spesso questi condomini sono datati e quindi non si hanno i documenti necessari. Per dare la conformità urbanistica, devono verificare che cosa è stato depositato presso gli uffici e quindi dobbiamo richiedere dei documenti. Oggi provate a fare un accesso agli atti presso il Comune di Milano. Le richieste sono tantissime, la maggior parte dei dipendenti lavorano in smart working, chiaramente non ti rispondono prima di un tot di tempo, ma noi abbiamo una tempistica da seguire. Questa è una delle più grandi preoccupazioni. Sono meno preoccupata per i condomini che ho fuori Milano, quindi nell'hinterland, perché sono delle realtà più piccole e quindi i professionisti, una volta che vanno in comune, bene o male, non dico tanto, ma magari entro un mese e mezzo riescono a fare l'accesso agli atti, mentre su Milano è pressoché impossibile. Questa è una delle mie preoccupazioni Hai grandi. parlato di tempistiche, vogliamo cogliere l'occasione per ricordare quali sono le tempistiche. Qualcuno di voi vuole ricordare le tempistiche del 110% fino a quando si può usufruire? Roby, per esempio, vuoi ricordarcelo te? Grazie Manuela. Dunque, le tempistiche con la legge di stabilità 178-2020 sono state ampliate fino al 30 di giugno del 2022. C'è inoltre un pochettino più di tempo per alcuni soggetti, come ad esempio gli istituti delle case popolari, che arrivano fino al 31-12. Quindi un pochettino di tempo è stato concesso in più. Ok, e però Stefi, questo tempo non ci fa comunque stare tranquilli perché i lavori di per sé sono lunghi, le procedure sono anche per farli partire sono lunghe e quindi qualche preoccupazione su questo eventualmente c'è. Mi hai detto che però non era l'unica preoccupazione che avevi, no? No, infatti, una delle tante preoccupazioni che ci sono è quella della contrattualistica, perché quando ho notato che quando chiedi ai general contractor una bozza di contratto da poter visionare, piuttosto che le polizze assicurative da poter visionare, che di solito loro danno o la polizza quella decennale, quella postuma decennale, più una polizza che va a copertura di tutta la pratica. Ad oggi io non sono, pur avendo incontrato tanti general contractor per capire che cosa offriva uno, che cosa offriva l'altro, non sono ancora riuscita ad avere una bozza di contratto da poter sottoporre anche ad un legale, perché non nego che questa volta per questo tipo di interventi mi affiderò anche ad una figura legale, perché voglio che venga controllato e verificato il rapporto contrattualistico che ci sarà tra il condominio e questa figura come general contractor.
Sì, anche perché è un rapporto complesso dove effettivamente se entrano in gioco non soltanto un'impresa appaltatrice, ma dei professionisti con delle proprie polizze, forse anche valutare attentamente il contratto in modo tale che non ci siano poi sorprese sulla copertura delle polizze, in tal senso è sicuramente importante. Comunque è vero, oggi molti si propongono e si propongono con un pacchetto unico, non ti preoccupare, ci occupiamo noi di tutto, il più capire e avere davvero dettaglio e spiegazione dei termini con i quali queste imprese o general contractor o professionisti che si propongono riescono poi a gestire il tutto. Gestirlo dal punto di vista proprio della contrattualistica, della fatturazione, dello sconto in fattura, questi sono gli aspetti più importanti. Soprattutto quello della fatturazione, quella è un'altra preoccupazione. Ci sono state un po' di informazioni in più negli ultimi giorni in merito al fatto che sarebbe opportuno che tutti i professionisti vadano ad emettere fattura direttamente al condominio, ma il general contractor ti dice no, sono io che emetto fattura al condominio. Quindi come ovviare a questa problematica? Ebbene, si è capito che l'importante è fondamentale che la fattura del general contractor sia una fattura completamente splittata di tutte le voci e quindi anche quelle dei professionisti che a loro volta hanno fatturato al general contractor, però capisci che ho qualche titubanza in Eh merito. sì, perché ad oggi 14 febbraio, quindi le date sono importanti perché da domani potrebbe essere pubblicato un parere ufficiale, quindi noi abbiamo provato anche a chiedere informazioni dettagliate anche a qualche ente, però ecco, ad oggi 14 febbraio questa certezza non ce l'abbiamo, quindi quello che c'è oggi sono interpretazioni e pareri da tecnici e professionisti come noi che cercano di dare un senso ad una norma che manca ancora di qualche commento. Quindi in attesa di avere chiarimenti sulla chi potrà fatturare e sulla valenza di queste assicurazioni, sulla forma dei contratti, dobbiamo sicuramente rimanere attenti ad osservare quello che succede. È vero che si parla di 110% ormai da tempo, ma quello che serve non è ancora stato tutto pubblicato, quindi è normale che le imprese non sappiano ancora per bene come procedere, che le banche non facciano i salti di gioia quando qualcuno in banca va a chiedere voglio fare lo sconto in fattura del 110%, ma magari si limitano a condividere degli strumenti che oggi hanno e che possono essere importanti e che anche le ESCO che si stanno proponendo per portare avanti questo tipo di lavoro non abbiano ancora dei contratti perfettamente stilati. Ti viene in mente qualcos'altro ancora su? Non è facile riuscire a capire che strada percorrere per fare le cose fatte bene. Ti conosco da tempo, sei una collega molto determinata, una collega che non molla mai e quindi so che da te può venire comunque fuori il consiglio ai colleghi, ai giovani colleghi, ai colleghi che si occupano di amministrazione del condominio, di continuare a seguire questa cosa e di non farsi fermare per le difficoltà No. che adesso si incontrano per le carenze di informazioni che ci sono. Ma immagino che il tuo intervento voglia soltanto mettere in evidenza ciò sul quale i colleghi devono concentrarsi, ma non vuole essere un alziamo Assolutamente le braccia e non procediamo e no, non percorriamo questa strada, giusto? E assolutamente no, allora, ci dacci sono qualche consiglio. Dai qualche dei consiglio. vantaggi del giusto, allora ci sono sicuramente dei vantaggi, questi vantaggi vanno presi e oculatamente studiato il tutto per riuscire a raggiungere quello che è l'obiettivo. È chiaro che l'obiettivo di ogni amministratore, buon amministratore, è avere il proprio condominio, magari riuscire a percorrere questa strada, far rifare quelli che sono gli interventi che riqualificheranno i nostri edifici, la nostra Milano piuttosto che. E quindi io sono propositiva sicuramente e colgo anche l'occasione per dire ai colleghi. Non arrendiamoci, continuiamo perché così come ogni giorno con la nostra professionalità riusciamo a diciamo districarci tra le varie problematiche di tutti i giorni, sicuramente riusciremo anche adesso, anche in questo momento, con l'aiuto di altri colleghi. Perché no? Perché è fondamentale anche quello, Manu, e tu lo sai, perché noi ci stiamo aiutando molto in questo periodo.
per un verso o per l'altro. E io sono dell'idea che in questo caso più che mai i professionisti debbano collaborare tra di loro. E non sto parlando solo di commercialista, amministratore di stabili, avvocato, cioè proprio di una serie di figure che magari prima di oggi magari non avevamo allacciato questo tipo di rapporti. Oggi è arrivato il momento anche di avere dei rapporti con un architetto, un ingegnere, un legale per la contrattualistica, altri colleghi commercialisti che magari studiano delle altre cose, ma sicuramente insieme ce la facciamo. Benissimo. Mi sono certa. Assolutamente, assolutamente. E grazie Stefania. Lato privato, noi abbiamo Valentina che si è cimentata, ha cercato di portare avanti e di sperimentare il lato invece privati. Ecco, io dico ha sperimentato perché? Perché in commissione giovani ci siamo suddivisi i compiti in modo tale da sfruttare al massimo le competenze di ognuno. E il tema del 110% è stato più volte discusso in commissione giovani con i componenti della commissione giovani, oltre a essere questo anche un invito per continuare a partecipare, per far sì che anche altri colleghi possano entrare in commissione a discutere di queste cose. Questo contributo adesso vuole essere uno strumento utile per poter continuare a studiare questo argomento. Valentina, la tua esperienza, quello che abbiamo portato avanti lato privato, dacci qualche indicazione. Sì. Grazie Manuela, buongiorno a tutti. Allora, anch'io è vero, mi sono ingolosita dei vantaggi, mi collego al discorso di Stefania sui vantaggi. Effettivamente questa possibilità della cessione del credito, dello sconto in fattura, nel mio caso si tratta di cessione del credito, mi ha particolarmente ingolosito. Quindi avendo sostenuto delle spese, anzi sono ancora in corso di sostenimento, queste spese di ristrutturazione, e avendo la possibilità di entrare, di provare questo meccanismo della cessione del credito anche per le spese di ristrutturazione, ho voluto tentare e appunto ingolosita da questa opportunità ho detto voglio coglierla. E quindi mi sono rivolta ad una banca, la mia banca, e ho chiesto maggiori informazioni. Con l'occhio critico di una commercialista ha dato il via ai lavori di ristrutturazione con la cessione del credito, con il primo esatto. Banca commercialista, quindi molto attenta in quel che legge, in quel che fa. Vai. Molto attenta, esatto, ponderando bene le parole che leggevo, esatto, perché poi tra l'altro ho il referente, il consulente bancario che si occupa di questo, che mi ha dato tutte delle informazioni, poi mi ha rinviato su un portale che loro utilizzano per appunto per l'assistenza, la compilazione dei dati. E quindi ho detto voglio provarci anch'io, perché non provarci? Ed effettivamente ancora è un processo, un meccanismo che è ancora in corso, non è ancora ultimato, perché ovviamente ci sono delle tempistiche, parliamo sempre di tempistiche da rispettare. E quindi ancora sono nella fase, diciamo, di valutazione, perché almeno la banca presso la quale mi sono rivolta io lavora per step, nel senso che inizialmente... Posso chiederti cosa intendi proprio per sono nella fase di valutazione, cioè se chiariamo un po' per chi ci sta seguendo, che cos'è questa fase di valutazione e questa tempistica che si prendono le banche, come funziona? Praticamente la banca, una volta che io sono andata a presentarmi al colloquio per comunicare la mia volontà di cedere questo credito, giustamente la banca, prima di consentire di stipulare un contratto con me, vuole accertarsi dell'esistenza reale di questo credito, dell'entità di questo credito. Ovviamente, giustamente, vuole verificare. E per fare questo si avvale della consulenza di terzi del settore, di nostri colleghi piuttosto che di altre entità autorevoli, che possano valutare la documentazione prodotta e identificare puntualmente la tipologia di credito della quale io ho diritto di... Valentina, scusa, ti faccio una domanda. Che tipo di documenti ti hanno richiesto per verificare quello che hai appena detto? Allora, per il momento, visto che nel mio caso si tratta di un comune credito di ristrutturazione e non di 110%, dove la documentazione, come sappiamo, è molto più complessa, mi hanno richiesto ovviamente tutto il discorso di certificazioni di inizio lavori, quindi DIA, SCI, la SCIA,
quello che in base al lavoro che bisogna effettuare. E i preventivi di spesa per quantificare l'entità della spesa e quindi sia sostenuta a sostenere la stima, il budget, insomma, della spesa da sostenere, quindi anche la stima del credito. E poi tutta la documentazione che dimostrava che io avessi la titolarità piuttosto che la disponibilità dell'immobile e che quindi fossi autorizzata in primis a effettuare determinati lavori e dopodiché capire l'entità di questi lavori. E successivamente mi chiederanno di produrre anche tutta la copia delle fatture, della documentazione comprovante il pagamento, quindi i soliti bonifici parlanti, a dimostrazione che appunto il credito è sorto. Ecco. Richiedono anche il capitolato lavori? Allora, nel mio caso mi hanno richiesto o un contratto di appalto, qualora fosse stato compilato tra i vari soggetti, tra i vari attori della ristrutturazione, oppure era anche sufficiente un preventivo firmato da entrambe le parti, un preventivo lavori. Ok, la raccolta di questi documenti avviene tramite le piattaforme di cui si sente parlare, esatto. Giusto? È una piattaforma dove tu accedi, come funziona l'accesso alla piattaforma? Esatto, la banca mi ha fornito delle credenziali, degli indirizzi al quale collegarmi, che mi davano la possibilità di accedere a questa piattaforma. Dopodiché è partita una rappresentazione guidata dove per ogni step mi chiedevano che inserisci la misura catastale, inserisci l'autocertificazione, mi fornivano già un facsimile di autocertificazione da stampare e compilare, dove solita io sottoscritta dichiaro che sono la proprietaria dell'immobile, oppure ho un immobile in locazione, allora hai bisogno del nulla osta da parte del proprietario. Quindi in base a come io compilavo la mia anagrafica e in base alla tipologia di lavoro per la quale stavo inserendo la documentazione oppure autocertificavo di avere diritto a determinate detrazioni, a un determinato tipo, stavo di effettuare un determinato tipo di intervento, mi si aprivano le varie finestre, le varie pagine di questo programma e mi chiedevano di inserire la documentazione. Quindi nel mio caso è una ristrutturazione ordinaria, quindi non mi hanno chiesto particolari documentazioni, asseverazioni di tecnici e quant'altro. Poi, dopodiché, questa documentazione, una volta caricata, una volta che ho finito di caricare tutta, diciamo, la fase 1, il primo step della documentazione, verrà elaborata, verrà valutata da questi tecnici, da questi consulenti, e dopodiché ci rilasceranno un certificato sulla quale dichiareranno che i lavori che sto andando a eseguire effettivamente rientrano nei lavori di ristrutturazione che beneficiano della detrazione del 50%. Così facendo potrò andare di nuovo dal mio consulente in banca e compilare finalmente il contratto di cessione del credito, perché ancora io non ho compilato nulla, perché giustamente la banca, fino a che non è sicuro che io ho un credito, che non è sicura che io ho un credito reale esistente quantificato, non mi approfitto, ne approfitto per due cose. Una, per chiarire, perché arrivano contatti in studio di persone che ritengono che con la banca loro hanno immediatamente il visto di conformità. Ecco, non è così, perché il visto di conformità è proprio la parte finale, quindi non si può avere immediatamente il visto di conformità. Quello che può rilasciare la banca con l'utilizzo della piattaforma, la parte iniziale, perché poi eventualmente c'è anche, segue anche la cessione del credito, ma questa parte iniziale è quello che raccontava proprio Valentina, cioè una, possiamo chiamarla prefattibilità, un prestudio, una preverifica di quelli che sono i requisiti per l'esistenza di un credito, ok? Quindi questo è lo strumento e la piattaforma, è quello che consente di fare la piattaforma della banca, è una tutela anche della banca nell'arrivare ad avere un po' di informazioni, più documenti possibili prima di passare alla fase vera e propria della cessione del credito.
eventualmente un tampone. Vista questa tua esperienza, Valentina, adesso che hai visto come funzionano questi passaggi, dove secondo te il nostro ruolo di commercialista con un privato che in qualche modo vuole fare da solo una pratica, vuole fare la cessione del credito, dove possiamo inserirci noi con la nostra professionalità nel visionare insieme, dico a te, visto che hai visto la parte iniziale e la parte finale, dacci tu qualche indicazione, ecco, noi colleghi. Io sicuramente trovo che il nostro ruolo sia fondamentale sia nella fase iniziale di analisi, di recupero della documentazione e di valutazione della documentazione, perché come sappiamo anche solo banalmente, non lo so, un bonifico ordinario piuttosto che il pagamento per contanti di qualche lavoro o un pagamento anche solo per assegno, magari per contanti no, però tramite assegno ci fa perdere la possibilità di detrarre una determinata spesa. Quindi è importante, secondo me, istruire il privato che comunque si affaccia al mondo della ristrutturazione e dei benefici fiscali e quant'altro da profano, deve essere accompagnato dalla prima fase, quindi capire quali lavori rientrano in questa tipologia, capire magari l'importanza del rispetto dell'ordine cronologico, quindi prima si iniziano i lavori, c'è una pratica di inizio lavori e poi dopo si sostengono le spese, che magari a volte può anche avvenire non proprio con questo, il rispetto di questo ordine. E poi una volta aver superato questa consulenza iniziale, sicuramente anche il discorso cessione del credito è anche un altro aspetto che dove noi come professionisti possiamo sicuramente introdurci, perché comunque è vero che il contratto di cessione si stipula tra me e la banca, tra me e il fornitore, dipende se faccio cessione del credito, sconto in fattura, eccetera, però è anche vero che poi andrà comunicata questa cessione del credito all'Agenzia delle Entrate e per farlo dobbiamo intervenire noi, siamo ancora noi che interveniamo per comunicare questa opzione all'Agenzia delle Entrate per farla diventare appunto efficace anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, perché il contratto è valido tra me e il cessionario, però poi dopo bisogna anche comunicarlo all'Agenzia delle Entrate per valere a livello appunto fiscale. E io direi, Valentina, che magari in un prossimo collegamento vediamo proprio insieme come fare e quindi la procedura per la cessione del credito sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Magari la guardiamo insieme sia dal lato di cessione del credito e sia di conferma e accettazione o eventuale rifiuto, perché prima o poi bisognerà parlare anche della possibilità di rifiutare un credito, no? Sul sistema dell'Agenzia delle Entrate. No, perché dicevo, volevo solo ultimare il discorso cessione, perché mentre nel mio caso la ristrutturazione posso anche essere io come privato a comunicare all'Agenzia delle Entrate la mia cessione del credito, qualora io dovessi sostenere delle spese che rientrano nel 110 non potrei più come privato effettuare la comunicazione di cessione, quindi sarei obbligata in quel caso a rivolgermi ad un consulente che oltre a dovermi rilasciare il visto, e quello lì si apre un altro mondo, discorso visto, documentazione, asseverazione, eccetera, però mi deve inviare lui la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di questa cessione, dell'avvenuta cessione del credito. Più parliamo, più mi vengono in mente cose, quindi io invito in questo momento Valentina, Roberto e Stefania ad un prossimo appuntamento dove andiamo a parlare, a vedere insieme il visto di conformità, la compilazione di una checklist, quindi tutti insieme in modo tale che la discutiamo, cioè prenderemo insieme il modulo della checklist e lo commentiamo tutti insieme, e un'altra cosa invece è proprio la procedura della cessione, dell'accettazione / rifiuto sul sito dell'Agenzia delle Entrate. A questo punto però abbiamo dato voce ai condomini, abbiamo ascoltato il punto di vista di un privato che prova ad accedere alla cessione del credito tramite gli istituti bancari. Manca un tassello importantissimo che sono coloro che lavorano e che portano avanti queste cose, che sono le imprese. Allora, Roberto, parliamo un attimino delle imprese, di quello della opportunità e delle difficoltà che le imprese hanno per agganciarsi a questi interventi. Grazie, Manuela. Dunque, questo quadro molto frastagliato e complicato del 110%, c'è una
piccola novità che è sicura per tutti, ovvero che nella legge 178 del 2020, ovvero la legge di stabilità 2021, abbiamo la certezza che le imprese di cui tu stai parlando debbano affiggere fuori dal cantiere in una posizione ben visibile e accessibile l'indicazione che il cantiere che è stato posto in essere in base anche, direi, all'articolo 119 del decreto legge rilancio, quindi a super bonus. A parte questa piccola introduzione, diciamo, abbastanza di colore, si potrebbe dire, andiamo poi nel vivo di quello che è, diciamo, la tematica delle imprese. Allora, su questo, come un piccolo antipasto di quella che sarà la mia breve, molto stringata trattazione sul tema, volevo parlarvi della risposta numero 43/2021 di questo genere. Allora, questa è una risposta, secondo me, molto interessante e che potrebbe riguardare tanti contribuenti e quindi è altrettanto importante sia per noi consulenti fiscali sia anche per i professionisti tecnici e anche per le imprese che eseguono i lavori sugli immobili. Di che cosa si tratta? Parliamone. Parla della riqualificazione energetica a catalogo aperto. Allora, che cosa significa? Significa che quando vi è una riqualificazione energetica che consente un determinato risparmio energetico su tutto l'edificio dato da svariati interventi, tra loro anche eterogenei, ciò fa sì che non sia possibile, ripeto, non sia possibile, fruire del 110% su tale tipologia di lavori. Sembra qualcosa di un po' lontano dalla realtà. In realtà, scusate il gioco di parole, è molto all'ordine del giorno. Immaginate di avere un immobile, non dico antico, ma abbastanza datato, in cui vi è una classe energetica pessima, in cui vi sono da rifare infissi, cappotto, ci sono svariati interventi. In quel caso lì, nel caso che il contribuente ponga in essere tutti questi interventi, potrebbe esserci il rischio che, sebbene lui li abbia pensati e inseriti come interventi trainati, questi siano riqualificati, appunto in sede di accertamento, come interventi di riqualificazione energetica a catalogo aperto e inibiscono appunto il 110% di prezzi. Una detrazione molto generosa a una meno generosa. Ora, è molto difficile pensare a come ovviare a questo tipo di problema quando si ha un caso di questo tipo davanti a noi, perché effettivamente il contribuente vorrà appunto fare tutti questi interventi. Forse una possibilità potrebbe essere quella temporale, nel senso di limitarsi a taluni di questi interventi e poi rimandare magari in un secondo momento interventi che fruiscono del 65% e quindi slegarli magari anche come periodo di imposta, magari quello successivo. In questo modo il contribuente può avere un danno minimo e comunque non si espone al rischio di una riqualificazione. Perché l'agenzia dice sostiene questa tesi? Lo dice bene nella risposta all'interpello 43/2021 quando spiega che l'intervento di riqualificazione energetica a catalogo aperto è previsto dall'articolo 1, comma 344 della legge 296 del 2006, che poi sarebbe la finanziaria sul 2007, in cui fondamentalmente viene riproposto lo stesso schema del 110%, in cui, diciamo, interventi eterogenei che potrebbero essere definiti ante litteram trainanti e trainati convergono su un'unica piattaforma di detraibilità fiscale e quindi
anche interventi che magari potevano non essere direttamente attinenti a una riqualificazione energetica, vengono riqualificati nella riqualificazione energetica a tutto tondo, come appunto riqualificazione energetica e fruire del 65%. Perciò, essendoci la stessa logica del 110% per questa tipologia particolare di interventi, questo va in contrasto con la logica del 110 da un punto di vista temporale. Non può un intervento essere contemporaneamente, ad esempio, trainato in una logica di riqualificazione energetica globale e di 110%. E, secondo l'Agenzia delle Entrate, prevale la legge 296 del 2006. E quindi l'appello ai colleghi è quello di fare molta attenzione quando vi trovate davanti a questo tipo di problema. Ripeto, una mia soluzione personale potrebbe essere quella del tempo, sfruttare il fattore tempo. E quindi posticipare una parte di lavori in modo da non, diciamo, da non arrivare a, diciamo, quel vantaggio energetico così elevato. Questo è vero soprattutto in edifici vetusti, in cui il passaggio delle due classi per il 110% non è assolutamente un problema. Comunque da valutare attentamente. Scusa Roberto se ti interrompo, ma come fai a definire quali interventi rimandare e quali invece è possibile sostenere e definire, far rientrare come trainati? Come si fa? Allora, In no. base alla percentuale tipo del costo, se sono di entità? No. In base a un valore tecnico, cioè in buona sostanza bisogna mettere in fila uno dopo l'altro tutti i lavori di riqualificazione energetica, lasciarne fuori alcuni, quali? Tutti quelli che mi consentono di fare il salto di due classi e quindi di avvantaggiarmi sul 110, ma che magari non siano e lasciare invece da parte quelli che sarebbero superflui, anche se il cliente li vuole fare. Quindi farli in un secondo momento è una questione di opportunità fiscale, proprio per evitare di essere accertato e vedermi riqualificata tutta l'operazione. Quindi Questa attenzione che tu quindi richiami è importante per i colleghi che fanno della consulenza a riguardo. E riesci a darci anche qualche contributo lato impresa, cioè l'imprenditore che vuole iniziare, vuole prendere ed eseguire questi lavori del 110%, accettando lo sconto in fattura, perché oggi il mercato chiede quello, molti richiedono lo sconto in fattura. Quali difficoltà incontrano e come possono tutelarsi? grazie Manuela. Dunque, la difficoltà, ne parlavamo prima privatamente, è una difficoltà finanziaria, perché chiaramente lo sconto in fattura presuppone il fatto che vi sia un anticipo da parte dell'impresa che esegue i lavori, un anticipo che in un periodo a dir poco travagliato come quello che stiamo vivendo, che è paragonabile all'effetto di una guerra mondiale, difficilmente, come dire, potrà trovare riscontro nelle casse della società. Quindi una possibilità, anzi direi più che obbligata nella maggior parte dei casi, sarà quella di richiedere un finanziamento alla propria banca. Allora, ovviamente tutti i colleghi e tutti gli imprenditori sono capaci di chiedere un finanziamento alla banca, hanno certo bisogno di seguire il mio intervento. Io do solamente un paio di spunti che potrebbero essere interessanti di riflessione. Allora, il primo spunto di riflessione è quello che non è detto che il soggetto che subisce lo sconto in fattura, subisce tra virgolette, debba essere lo stesso soggetto, immaginiamo un'impresa, che va a richiedere il finanziamento in banca. Come mai? Perché non è detto che sia un'impresa singola. Potrebbe essere un'impresa che è inserita in un gruppo di imprese e che magari potrebbe, invece che richiedere lei il finanziamento, farlo richiedere
da che cosa? Farlo richiedere magari dalla capogruppo, che potrebbe avere una posizione finanziaria più, più solida, più stabile, e quindi poi a ritroso portare i fondi sulla controllata. Chiaramente ci sono delle particolarità giuridiche che andrebbero affrontate caso per caso, però da un punto di vista puramente finanziario questa potrebbe essere un'idea interessante, almeno dal mio punto di vista, secondo il mio parere personale, per gli imprenditori. Questa è una. E poi ricordiamo che sempre la legge 178/2020, quindi la stabilità 2021, ha previsto la proroga al 30 giugno 2022 dei finanziamenti garantiti dallo Stato. In realtà erano già presenti nel nostro ordinamento questo tipo di finanziamenti, ma col decreto legge 23/2020, il cosiddetto liquidità, sono stati generalizzati e ormai sono entrati nel lessico economico comune di imprenditori e consulenti. Allora, si può arrivare fino al 30 giugno del 2022 a richiedere questo tipo di finanziamenti. La norma prevede, per quelli della lettera M, che sono i famosi 25.000 poi portati a 30.000 euro come plafond massimo, anche la possibilità di indicare liquidità come ragione per la richiesta del prestito. Questo potrebbe essere il secondo spunto interessante per i nostri imprenditori. E poi volevo aggiungere, se mi permetti, una cosa che secondo me è molto interessante, che è passata sotto traccia assolutamente questi, almeno per quanto ho visto io, in questi ultimi giorni nella comunità finanziaria, è la seguente. L'Unione Europea sta modificando il temporary framework che riguarda gli aiuti di Stato che possono essere concessi alle imprese degli Stati membri. Che cosa significa? Significa che si è aperto uno spiraglio per trasformare le garanzie che lo Stato ha concesso a fronte di prestiti erogati dalle banche nazionali in una mutazione della loro natura. Quindi è molto probabile, come peraltro anche io personalmente ho messo nero su bianco in alcune delle mie circolari alla clientela, che questi prestiti si trasformino in sovvenzioni o comunque vi sia una remissione di questo debito. Questo è molto importante perché è ovvio che il grosso di questi prestiti concessi in un periodo di guerra come questo, guerra in un'accezione ampia, non saranno mai restituiti dalle imprese e dagli operatori economici. E quindi questa sovvenzione, trasformarli in sovvenzione, significa in buona sostanza non restituirli. Perciò anche al nostro imprenditore che nel suo piccolo va a richiedere un prestito dal 110 per finanziare lavori del 110%, secondo me bisogna tenere in considerazione anche questo nuovo aspetto, e che vedrete che sarà trasformato in realtà nei prossimi mesi. Ci sarà una remissione del debito, a mio avviso, almeno parzialmente, da parte della BCE sugli Stati membri, e a cascata ci sono già tutti questi effetti di cui adesso vediamo i semi, questo tipo di modifica al temporary framework anche sulle imprese degli Stati membri. Grazie Roby davvero anche per questi ultimi spunti che lasciano intravedere ancora un pochino, sempre di più, speranza in una ripresa veloce. Provo a riassumere quello che ci siamo detti oggi in maniera molto semplice e molto veloce. Lato condomini. Ci sono ancora delle problematiche importanti. Prima di tutto la problematica più grande è quella della tempistica, perché sono lunghi i tempi per poter adempiere a tutta la parte burocratica iniziale per poi dare inizio ai lavori. C'è la problematica dei contratti, che questi contratti che vengono proposti da General Contractor sono ancora carenti di alcune caratteristiche che per noi possono essere importanti e quindi vanno ancora per bene letti, adattati e studiati.
prima di essere sicuri e di firmare questi contratti, anche perché nell'ambito dei condomini si parla di importi importanti, quindi assolutamente massima attenzione. Attenzione a questi contratti con l'occhio delle assicurazioni che i vari soggetti che intervengono e che sono, rimangono al di sotto del cappello del general contractor, il ruolo di queste, delle assicurazioni dei singoli soggetti e in ultimo anche la fatturazione. Siamo sicuri che può fatturare soltanto il general contractor anche le prestazioni professionali? Questi sono i dubbi e che nei prossimi giorni cercheremo di risolvere. Lato privati. Lato privati, abbiamo capito che il rapporto con la banca è fondamentale, perché un privato che vuole monetizzare il proprio credito d'imposta si rivolge prevalentemente alla banca. La banca che ha un costo, come è normale che sia, quindi non ci dobbiamo scandalizzare del fatto che una parte del nostro credito, una parte del credito che viene riconosciuto non ci è tutto elargito. Banca che ci mette a disposizione uno strumento che possiamo utilizzare tranquillamente, perché è uno strumento di raccolta dati e di valutazione iniziale. Banca che ci mette a disposizione anche eventualmente la pratica dei professionisti per poter fare, sempre tramite la banca, la cessione del credito e il visto di conformità. Ma lì si apre un mondo e quindi sarà il singolo contribuente che deciderà se vuole, se vorrà usufruire delle prestazioni professionali del proprio commercialista e professionista di fiducia o se vuole prendere il pacchetto completo così come lo propone la banca. Massima libertà, e noi ci siamo ad affiancare i contribuenti sia in un caso con la consulenza sia nell'altro con la vera e propria pratica finale di cessione del credito e visto di conformità. Lato imprese, è un'opportunità che bisogna in qualche modo seguire, perché se consente ai nostri imprenditori di sviluppare del lavoro, ben venga, ma ovviamente da soli non si può fare, è difficile che si riesca a fare da soli, bisogna per forza interpellare nella maggior parte dei casi interpellare le banche, che saranno pronte con dei finanziamenti ponti a sostenere le imprese per questi lavori. Però noi professionisti dobbiamo dare il nostro aiuto anche in questo, perché non possiamo rimanere fuori da quel rapporto che c'è tra impresa e banca, ed è la consulenza, ed è studiare insieme le tempistiche e la sostenibilità finanziaria di un'operazione di questo tipo. Allora, se non avete nulla da aggiungere a questa sintesi, possiamo programmare un altro appuntamento dove, come abbiamo detto, guardiamo per bene insieme la checklist del visto di conformità. Ognuno di noi affronterà e commenterà ogni punto di queste checklist che ormai dovremo iniziare a compilare sul serio. Grazie a tutti e a presto. Grazie. A presto. Grazie. Presto.